Una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia. Una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia. Bufera sul consigliere comunale 5 Stelle di Marostica, socio dell'hotel di Vicenza che accoglie i profughi. Il vicepresidente della Camera Di Maio lo difende. Nulla di illegale. Duro attacco di Lega e PD. Dalle varie indagini che abbiamo fatto abbiamo scoperto che ci sono questi alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, questo Andreatta che fa il consigliere comunale a Marostica e altre due ragazze che sono state candidate a Bolzano Vicentino. Quindi noi ovviamente non potevamo non segnalare la cosa e denunciare questo aspetto politico perché, come è stato detto, i loro leader nazionali contestano, dicono di contestare il business e poi abbiamo loro esponenti locali che nel business sono ben inseriti. Marostica, consigliere pentastellato nella bufera, ospita migranti nel suo hotel. La cosa più strana è il silenzio assordante degli esponenti del Movimento 5 Stelle, sia in regione ma anche a Roma. Noi vogliamo un chiarimento da parte loro, vogliamo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di questi esponenti che di fatto stanno lucrando milioni e milioni di euro sulla pelle dei migranti. Parte l'attacco alla Lega Nord cittadina, un business, quello messo in piedi dal consigliere pentastellato, che dovrebbe far riflettere un movimento che si è fatto portabandiera del cambiamento. Ci pensa Luigi Di Maio, onorevole dei 5 Stelle in Veneto nel pomeriggio, a rompere il silenzio. Io questa persona non la conosco, dia i massimi chiarimenti al suo gruppo locale e faccia capire di che cosa si tratta. Ho letto qualche comunicato. Non ci sta la Lega Nord che contrattacca. Noi chiediamo una verifica alla prefettura perché non siamo assolutamente d'accordo e non pensiamo che sia né moralmente né legalmente, diciamo così, giusto partecipare ad un bando con delle società diverse che però poi di fatto sono riconducibili ad un'unica fonte. Chiarezza è il leitmotiv della Lega che ancora in tempi non sospetti aveva già cercato di alzare il velo sull'hotel Adele e il coinvolgimento di società come la Adele SRL e la Turis SRL nella gestione dei migranti. Avevamo denunciato che c'è, diciamo così, una connivenza tra le società che gestiscono l'hotel, ma anche altre società che stanno acquisendo degli appartamenti in città, ma anche in via Medici per ospitare i migranti. Tuona il grillino Di Maio che rimanda ad un futuribile governo 5 Stelle. Questo purtroppo è un sistema legale, sono gare d'appalto, prefettura, però stiano tranquilli tutti quanti. Se dovessimo andare al governo, questo tema di fare affari sull'accoglienza finirà. Quello che vedete è Gedorema Andreatta, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Marostica, un comune di 13.000 abitanti in provincia di Vicenza. Nonostante Andreatta sia il rappresentante del Movimento 5 Stelle, non sembra aver problemi a lucrare con l'accoglienza dei profughi. Il grillino infatti risulta socio al 5% dell'hotel Adele SRL, una società che nel Vicentino ospita 280 migranti per 34 euro al giorno, ma il restante 95% appartiene alla San Francesco Costruzione SRL. E chi c'è dietro la San Francesco SRL? Sempre lui, il consigliere comunale grillino Andreatta, che ne detiene il 99%. Arrabbiati i residenti di via Medici che da un anno stanno lottando contro la concentrazione di migranti proprio nell'hotel adibito dormitorio. Vediamo confermati i nostri sospetti che dietro a questa eccessiva concentrazione di migranti in zona ci sia effettivamente un legame stretto tra agganci con la politica e disponibilità di certi personaggi poi a ospitare migranti e quindi a partecipare a un business enorme. Questo business sull'immigrazione che non è illegale, il problema è che a nostro parere non è possibile che sull'accoglienza ci debba essere anche una sorta di industria che riguarda tutte le attività private, che lo fanno legalmente, che partecipano ai bandi. E Di Maio precisa che le strutture, se si cambia la legge, dovranno essere statali e non private. Chiunque si dovesse trovare a gestire questi centri sa che si ritroverà uno Stato che da una parte farà i rimpatri, perché il numero è abnorme, dall'altro chi ha diritto di stare qui deve stare in strutture dello Stato. Non possiamo sentirci anche stasera al telefono, perché io devo parlarle delle ultime dichiarazioni di Di Maio sull'immigrazione e farle alcune domande sulle sue società. Lei, certo, io oggi non sono in grado di...
parlarli con lei. Ci siamo lasciati con la promessa di risentirci, ma il pentastellato non ha più risposto alle nostre chiamate. Eppure, qualcosa da spiegare ci sarebbe. Nel 2015, infatti, l'SRL di cui è proprietario ha ospitato 150 migranti a 34,92 euro al giorno, incassando così oltre 1 milione di euro. Nel 2016 la fetta di torta si è allargata e i migranti sono diventati 280, ospitati a 34,97 euro al giorno per un periodo che va dal 15 marzo al 31 dicembre, per un totale di quasi 3 milioni di euro. E fortuna che per i 5 Stelle non bisogna far soldi con l'immigrazione. Ma non è tutto, perché nel Vicentino il business dei migranti sembra essere il vizio dei grillini. Tra i soci della San Francesco SRL, che controlla l'hotel Adele SRL, compare infatti anche Samantha Azzardo, cognata di Andreatta e a sua volta molto occupata nella gestione degli immigrati. Ma fate attenzione, perché anche l'Azzardo nel 2013 è stata candidata per il Movimento 5 Stelle alle comunali di Bolzano Vicentino. Siamo andati allora a farle qualche domanda, ma oltre ad aver provato a farci credere di non essere la figlia dell'amministratore... È sua madre? No. Non è sua madre? Sì. È sua madre? Sì. Ha anche negato di avere una quota in questo castello di società dedite all'accoglienza. Non è socia della società? Mi spiace. Nemmeno all'1%? No, non sono io. Per poi doversi ricredere di fronte ai documenti. C'è scritto il mio nome, sì. Ma non è lei? Ma cosa c'entra questo con l'intervista? Volevo sapere se lei è la proprietaria di questo... No, non so, c'è scritto qua. 1%? E quindi è proprietaria? Socia all'1%, ma rimane socia, giusto? Sì. Non solo è socia col cognato della San Francesco SRL, ma insieme alla sorella Susi, entrambe candidate per il Movimento 5 Stelle, sono amministratori e detengono il 10% della Turista SRL, un'altra società a cui nel 2016 la prefettura di Vicenza ha affidato la gestione di 150 migranti per un totale di circa 2 milioni di euro. A conti fatti, le società collegate all'esponente grillino e alle due ex candidate del movimento gestiscono almeno 430 immigrati. Di Maio dice: da ipocriti non vedere il business sull'immigrazione. Lei si sente ipocrita? Io assolutamente no. Una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia.